io stamattina proprio fanpage, a fanpage volevo dire delle cose. Noi con la camorra non ci azzecchiamo niente. Non ci azzecchiamo proprio niente. Sono 40 anni che lavoriamo. Ma noi sapevamo che c'erano questi problemi, ma noi sappiamo anche per esempio che i problemi erano stati risolti, sono stati i condoni pagati. Taglieremo ogni opportunità di rigenerazione urbana con indirizzo sociale di altra destinazione, piuttosto che possa essere una gestione esterna mantenendo il profilo ricettivo alberghiero, ma non che potranno gestire Polese. A me mi viene da piangere. Il problema di base è che noi siamo troppo legati, troppo dari, siamo legati a tutto quello che concerne il castello, perché noi, vedi qua, ognuno di noi è un tassello del castello. Ma voi sapevate di questi problemi, gli abusi, il procedimento? Ma noi sapevamo che c'erano questi problemi, ma noi sappiamo anche per esempio che i problemi erano stati risolti, sono stati condoni pagati, case valli 300 famiglie, se fai il numero, qua parlammi 2000 per su. Diate la responsabilità di mettere mezza via a 2000 persone. Io stamattina proprio a fanpage volevo dire delle cose. Noi con la camorra non ci azzecchiamo niente. Non ci azzecchiamo proprio niente. Sono 40 anni che lavoriamo. Noi siamo qui per testimoniare che la Sorlisa è un'azienda. È un'azienda, è un'industria. Fa lavorare fioristi, fiorai, fornai. E sono stati portati avanti per quasi 20 anni i famosi concerti, il famoso Festival di Napoli che si era perso. Di questo fanpage non ne parla, parla solo chi ha avuto qualche piccolo neo negli anni 80, quando le grandi strutture purtroppo erano presenti. Io sono triste perché questi ragazzi veramente hanno fatto tanti ma tanti sacrifici. Sono anni che lavorano con la Sorlisa. Erano ragazzini quando sono entrati qua dentro e sono 250 famiglie che vanno in mezzo alla via e non è giusto. Non è giusto perché la Sorlisa sono loro. La Sorlisa è lo staff, è il team che lavora, che collabora. Come facciamo domani senza questo lavoro, senza il nostro lavoro, dove siamo cresciuti? Noi siamo cresciuti con pane e Sorlisa. I lavoratori ovviamente sono in subbuglio, spaventati anche di quello che sarà il loro futuro lavorativo. Però c'è l'opportunità sicuramente conclamata di abbattere la struttura piuttosto che darne una rigenerazione urbana di indirizzo sociale, oppure valutare l'opportunità di una gestione esterna con interesse pubblico. Però allo stato attuale di fatto non esiste la possibilità che il comune insomma amministri questa struttura facendole svolgere le attività che ha svolto fino ad oggi. No, ma non c'è neanche la possibilità, un comune non può amministrare o gestire un'attività ristorativa, quindi no, l'abbiamo esclusa a priori. Taglieremo ogni opportunità di rigenerazione urbana con indirizzo sociale di altra destinazione, piuttosto che possa essere una gestione esterna mantenendo il profilo ricettivo alberghiero, ma non che potranno gestire Polese.